Giovanni, qua. ok, quindi Carolina e poi il dottor Petrosino da questo lato. Chi comincia prima per il focus? Chi comincia prima? Allora, vabbè, facciamo cominciare prima Petrosino, così è già al computer. E poi dopo. Carolina, poi ti sposti a questo computer. Tu per ultimo. Scusa, vieni da questo lato così c'è il computer a disposizione nel momento. Ok, no, 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 cominci prima tu, però poi lei si mette. Nel momento ti sposterai qua. Faccio venire l'osario. Faccio venire l'osario che mi comanda le immagini. Si vede qui. Si vede qui e quindi poi. Qui da un po' moda. Non mi sono tutti spesso al computer. Ma ora da moda. Perché? E come? Da noi a chi guarda? No, si vede. Vede bene. Mi sento un po' gli occhiali. Ma scusa, scusa. Dove chi è che quindi deve. No, volevo chiedere dove hai ammesso Luigi. Ma dove? La cartella sta qui da tutto spazio. Sta narcisistico. Rosario. No, no, lascia il computer, lascia lì. E magari si sposta lei qui al microfono e mette il suo lì. Va bene. Bene, buongiorno a tutti, a tutte. Iniziamo la seconda giornata di convegno. Come a me, come Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, è un piacere poter condurre questa sessione della mattina dedicata ai musei. E iniziamo con il vaso di Pandora. Presentiamo ora due buone prassi che sono state candidate finaliste al premio Maneant per la sezione musei. Due realtà interessantissime, per certi aspetti vicine anche sulla tematica legata alla memoria, al contatto con la vita, con attenzioni profondamente legate anche a dei territori o alle memorie di dati territori. E sono con noi Vincenzo Petrosino del Museo Didattico della Fotografia e presidente dell'associazione, insieme a lui è Rosario Petrosino, direttore del museo. E poi abbiamo dal Museo Etrusco di Populonia con le flore. Due percorsi distanti, differenti, ma per certi aspetti, vi dicevo, collegati sul tema di un legame profondo con un territorio, con un'attenzione alla persona. Mi verrebbe da dire questo è un comune denominatore di questi due percorsi. Iniziamo con la prima testimonianza, il primo racconto dal Museo Didattico della Fotografia. Lascio la parola Vincenzo Petrosino, grazie. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la Fondazione per questa opportunità, ma anche l'opportunità di incontrare tutti voi e di diffondere e di condividere questa esperienza che noi abbiamo cominciato nel 1999. Un'esperienza che si accompagna ad un interesse in ogni caso per la fotografia, ma che trova un'occasione. Ci vengono donate 200 lastre fotografiche al bromuro d'argento, gelatina bromuro d'argento, dal figlio dell'ultimo direttore delle cotoniere meridionali di Nocera Inferiore. Sono 200 lastre
Lui dice: non ne ho, stanno in cantina, non ho che farmene, prendetevele. È da lì che comincia questa nostra avventura, ma che è stata anche una sfida, nel senso che noi non sapevamo dove mettere le mani, non avevamo avuto esperienze precedenti e ci cominciavamo a chiedere come fare per staccare un vetro dall'altro, che si erano, era diventato un vero e proprio mattoncino. E da lì comincia la nostra avventura e il nostro interesse. Da quel momento noi abbiamo capito che la nostra vocazione non era tanto di andare in giro a fotografare o andare in giro e conoscere la fotografia artistica, per carità, insomma, con tutto il rispetto, ma la nostra vocazione era quella di raccogliere quello che si stava perdendo. Molto di questo che si stava perdendo era nelle cantine, nei cassetti, nelle soffitte, e cominciare a considerare la possibilità di conservarlo, e conservarlo come, di restaurarlo e restaurarlo come, di non perderlo, perché sono dei oggetti di particolare fragilità che risentono moltissimo dell'umidità, del cambiamento, come dire, del tempo. Per cui da lì è cominciato un percorso ovviamente di formazione, percorso di approfondimento, di specializzazione, per, diciamo, relativamente in poco tempo, in 4-5 anni, noi abbiamo cominciato a costituirci, a creare un laboratorio di restauro, man mano con le attrezzature, attingendo anche a finanziamenti, un laboratorio per la digitalizzazione e la conservazione. Abbiamo cominciato a scoprire che per conservarle era necessario avere delle misure adeguate, vale a dire del materiale adeguato che fosse non acido, il solito cartone, le solite buste. Abbiamo creato un archivio che man mano si è ingrandito. Allo stato noi nel nostro archivio, che peraltro solo da un anno e mezzo, perché allora avevamo i soldi ovviamente, da un anno e mezzo abbiamo condizionato, vale a dire che il nostro archivio controlla l'umidità relativa e controlla anche la temperatura, in maniera da creare una stabilità all'interno dell'ambiente stesso. Attualmente noi conserviamo 130.000 fototipi, una parte significativa in lastre di vetro, ci sono anche altre parti significative che naturalmente l'evoluzione fotografica ha lasciato nel tempo, la lastra di vetro per imprimere l'immagine utilizzando poi le pellicole plastiche. Abbiamo un settore dove custodiamo delle pellicole plastiche particolarmente infiammabili, perché ci sono che rilasciano dei fumi. Insomma, voglio dire, stiamo in una situazione di stabilità. Continuiamo a ricevere donazioni e in particolare da quando è partito il progetto Mnemos. Creiamo archivi partecipati della memoria. Abbiamo fatto delle campagne nei comuni, in particolare allo stato attuale del Vallo del Diano. Quasi tutti i comuni del Vallo del Diano hanno una memoria partecipata, nel senso che gli studenti, i giovani delle scuole elementari, gli studenti delle scuole secondarie e superiori, le famiglie stesse hanno portato una messe ricchissima di materiale, donandola all'associazione, che attualmente costituisce una parte del cassetto della memoria. Detto ciò, noi nel 2006 ci siamo resi conto che sto materiale non poteva essere lasciato solo in deposito. Il materiale che interessa la memoria, ma in particolare i materiali che interessano anche il progresso di una comunità, il progresso di una civiltà, mettiamola così, doveva essere necessariamente non solo valorizzato, ma doveva essere anche fruito e condiviso. Nasce il Museo Didattico della Fotografia, il cui scopo non è quello soltanto di mettere in mostra, di essere un deposito visibile di oggetti e strumenti.
pensiamo che il Museo Didattico della Fotografia dovesse, come è, essere non solo fluido, ma doveva essere, come è, un luogo attivo che vive perché le persone entrano non soltanto a fruirne, ma vi partecipano anche, ricostruendo, facendo riavvenire, per così dire, il progresso che c'è stato nel campo della fotografia. Come in questo momento Rosario ha in mano la scatola stenopeica, che in realtà è una delle prime scatole fotografiche. Gli studenti, i bambini soprattutto, sono incuriositi come da un piccolo pertugio messo esposto adeguatamente possa essere proiettato sul muro o su una lavagna luminosa e così via, possa essere proiettato un'immagine. E allora in questo periodo il Museo Didattico della Fotografia si spende per dare vivezza a ciò che sembra morto, che sembra diventato statico, mentre invece l'obiettivo fondamentale è quello di accompagnare fruitori consapevoli. Noi quest'anno che sta per finire abbiamo ricevuto la visita di circa 700 e più studenti tra le scuole elementari e le scuole medie, sottolineando che il nostro impegno non è tanto quello di venite per visitare, ma venite per fare esperienza di scrittura con la luce. Venite per fare delle esperienze che possono fare riavvenire lo stupore che sicuramente chi per prima ha visto proiettare queste immagini, ma soprattutto chi per prima poi ha potuto fermare le immagini, ha provato. E allora, da questo punto di vista, insomma, pensiamo, riteniamo che questa esperienza sia un'esperienza che ci connoti non per segnare diversità o differenziazione con altre esperienze, ma che sia un'esperienza che possa essere utile anche agli studenti per ricostruire la memoria utilizzando degli strumenti come la fotografia. Ritorno sul progetto Mnemos per dire un paio di ultime cose. Il progetto non è stato finalizzato soltanto a raccogliere dati o a raccogliere immagini. Noi abbiamo promesso ai ragazzi, come poi abbiamo mantenuto, di dire: tu ci consegni le foto. Bene, tu verrai da noi a digitalizzarle, verrai da noi a catalogarle, verrai a conservarle e il box di conservazione porterà il nome della tua famiglia o porterà il nome del tuo nucleo, in maniera tale che sia esperienza di costruzione della memoria e di ricostruzione della memoria della comunità stessa. Insomma, dobbiamo fare i conti con un altro problema. Credo che ieri forse anche qui se ne è parlato, noi ne abbiamo parlato in un recentissimo convegno il 4 novembre scorso a Salerno sul patrimonio e patrimoni fotografici. Allora, il problema oggi fondamentale è che chi ha un archivio storico fotografico non risolve i problemi della stabilità o instabilità o della durevolezza dell'archivio esclusivamente digitalizzando. Se l'oggetto fisico è instabile, ancor più l'oggetto digitale è instabile. Quindi non è possibile che in questo momento ci sia la massima attenzione per la digitalizzazione trascurando quella che è la conservazione dell'oggetto fisico, che in ogni caso, è chiaro, richiede un investimento di fondi, o comunque investimenti maggiori. Pensate unicamente che una digitalizzazione
viene fatta secondo parametri dettati anche dallo stesso ICCD, viene poi messa su un hard disk e si chiude lì. La digitalizzazione di una stampa fotografica, e noi in questi giorni ne abbiamo viste tantissime per una ricognizione che stiamo facendo, una stampa fotografica ha un'analoga instabilità, ma che per essere tenuta viva ha bisogno di strumenti di conservazione adeguata, ha bisogno di un ambiente adeguato, ha bisogno di essere restaurata, ed il restauro come ha bisogno della lentezza, perché la lentezza è direttamente proporzionale alla memoria. Grazie. Grazie per questa prima testimonianza legata alla memoria collettiva delle famiglie, di un territorio. Prima, scambiando qualche parola, mi raccontavano che tra i loro fondi, certo, la maggior parte sono legati alla Regione Campania, ma ci sono anche fondi fotografici che vanno sul territorio nazionale. Prima guerra mondiale. Quindi su temi anche molto ampi legati a, sì, a una grande storia. La seconda testimonianza è per certi aspetti simile, perché ha a che fare di nuovo con una forte attenzione alla persona, dunque alla vicinanza con le persone. È data da Carolina Migale del Museo Etrusco di Populonia, collezione Gasparri, Fondazione Aglaia, direttrice del museo, e propone un percorso di vicinanza partendo dalle memorie etrusche della vita quotidiana conservate all'interno del museo. Propone un lavoro di vicinanza con persone con fragilità, affette da demenza o Alzheimer. Dunque, questi reperti che raccontano la vita quotidiana del passato entrano in dialogo con persone che hanno questa fragilità, e dunque sono reperti che rientrano, ritornano nel vissuto attraverso un lavoro esperienziale. Questo percorso che viene portato avanti, un lavoro incentrato sul tema della cura legato al territorio della Val di Cornia. Grazie. E lascio subito la parola. Buongiorno. Per il racconto. Vi porto un po' di Toscana marittima e vi ringrazio tantissimo per la segnalazione e l'ospitalità straordinaria. E vi presento il nostro progetto candidato, tra virgolette, ma soprattutto poi mi piacerebbe intervenire per contribuire con le esperienze toscane anche a quanto ho già ascoltato di meraviglioso finora. I sensi del passato, tutto ruota intorno, come diceva Giovanni, alle persone e al ruolo che ha l'archeologo, io sono un'archeologa, nella società contemporanea. Un'archeologa che non ama stare nelle aule universitarie, che non ama stare negli uffici della sovrintendenza, ma che dal basso gli piace stare a contatto con le persone. Vi presento l'esperienza del museo che dirigo, è il Museo Etrusco di Populonia, ve lo racconto brevementissimamente. Il Museo Etrusco di Populonia è un piccolo museo di rilevanza regionale, cioè che ha raggiunto gli standard minimi per essere un museo riconosciuto appunto di rilevanza dalla Regione Toscana. Questo ci permette, da un lato, di dover mantenere questi standard e anzi di accrescerli di volta in volta. Noi abbiamo un approccio molto, come dire, non voglio dire aggressivo, però cerchiamo sempre di essere tra i migliori. Tra i migliori ci permette di avere più finanziamenti
e la rilevanza regionale è un contenitore che ci permette di avere finanziamenti. È un piccolissimo museo di proprietà privata, Castello di Populonia, diretto da me e in accordo con la proprietà, quindi scelta direttamente dalla proprietà. In realtà mi sono proposta io alla proprietà perché era una grandissima opportunità mancata quel museo, gestito da un gruppo che si chiama Past Experience, che è costituito da una società, una SRL, e da una fondazione che nasce dalla trasformazione in continuità di un'associazione culturale che abbiamo fondato nel 2009 e che poi è cresciuta e abbiamo potuto trasformarla per avere una maggiore credibilità poi nei confronti delle amministrazioni, eccetera. Apparteniamo a due reti principali, che è la rete dei musei e parchi partecipativi della Toscana, a cui appartengono i musei toscani che nascono insieme alle comunità. Per esempio l'archivio e museo del piccolo diario di Pieve Santo Stefano, dove portano i diari. E quindi siete proprio fratelli. E la rete dei musei toscani per l'Alzheimer, che è protagonista insieme a me oggi di questa esperienza. Siamo in questo posto meraviglioso, siete tutti invitati. È l'attrattore principale della Val di Cornia, è il Castello di Populonia. Insiste sulla città alta di Populonia Etrusca, la torre è medievale, il borgo fortificato fu costruito dagli Appiani nel 1399 che ritagliarono lì un principato piccolo e potente, un topolino fra elefanti italiani, la chiave del Mediterraneo. È visitato all'incirca da 200.000 persone l'anno, il calcolo lo facciamo sulla base del parcheggio privato. È un modello sostenibile proprio grazie a questo. Il parcheggio costa 1 euro, il museo costa 3 euro, cumulativo con la torre costa 5 euro. E la torre, la rocca, sono l'attrattore principale con 70.000 visitatori. La gestione condivisa ci permette di portare al museo tra i 30 e i 35.000 visitatori l'anno. Questo significa per la nostra realtà, quest'anno siamo il museo più visitato della provincia di Livorno, secondo quanto dice il report della Regione Toscana 2021, quindi è un'opportunità. Cioè io da lì posso avere un osservatorio privilegiato e essere vista, diciamo, se si fa buona comunicazione e belle cose. E quindi lo sfruttiamo tantissimo. Una collezione privata che non nasce dal gusto di persone benestanti che dovevano riconoscere nella collezione uno status symbol, ma dalla volontà di Giulia e Tommaso Gasparri, che acquisiscono il castello negli anni 30 e che sono proprietari dei terreni intorno al Golfo di Baratti, ricchi delle scorie del ferro prodotte dalla lavorazione delle matite che si estraeva all'isola d'Elba e che ha fatto di Populonia Etrusca il centro economico e strategico dell'antichità nel Mediterraneo per tutto il periodo, per tutto almeno il primo millennio avanti Cristo e anche per gli inizi del periodo romano, che l'hanno sfruttata bene bene perché ci avevano da produrre il ferro per Scipione che stava conquistando il Mediterraneo. E cumuli di scorie depositati sui monumenti antichi. Il recupero delle scorie quindi ha portato alla scoperta di Populonia, ma quei terreni appartenevano alla tenuta dei Gasparri. Ancora oggi, come probabilmente sapete, è prevista un premio di rinvenimento a chiunque trovi materiale archeologico o venga trovato nei propri terreni, viene corrisposto il cosiddetto premio di rinvenimento in soldi o in reperti. Si potrebbe fare anche in sgravi fiscali, ma ancora non siamo arrivati al Ministero, anche se è stato decretato in qualche modo, e sarebbe la cosa più interessante. I signori Gasparri hanno voluto reperti. Siamo negli anni 40 e volevano subito creare un piccolo antiquarium per restituire alla comunità quanto veniva trovato. Anche perché, come insieme alla navigazione nasce la pirateria, insieme alle scoperte archeologiche nascono i tombaroli e quindi c'era una dispersione di patrimonio che doveva essere subito
in qualche modo fermata raccontando alla comunità cosa stava succedendo. Nasce l'Antiquarium nel 1943, la più antica istituzione museale del territorio. Vedete alla mia destra com'era nel 2015, siccome era veramente molto trascurato, molto polveroso, molto un brutto modello, in un luogo invece visitatissimo, mi sono proposta alla proprietà e gli ho chiesto di poterlo rinnovare. Me l'hanno fatto fare e oggi vi ho detto di cosa stiamo parlando. Il museo è un museo aperto alla comunità, quindi ogni anno facciamo mostre temporanee di attualità archeologica, si racconta quello, Populonia è un posto vivace, lì come si dice, dove scavi scavi trovi, e quindi interveniamo, raccontiamo, pubblichiamo, coinvolgiamo, seminari, pubblicazioni, e poi si mette anche un po' il naso fuori, quindi anche per il borgo cerchiamo di fare un... Non è proprio tutto bello, no? Il borgo di Populonia, quindi cerchiamo di fare un po' di rigenerazione urbana portando fuori il museo e i racconti, ma anche al porto Piombino, che è il comune in cui ricade Populonia, è conosciuto, ah sì, ci siete venuti? Sì, per imbarcarvi per andare all'isola d'Elba. E basta, invece è molto di più, quindi si va al porto per raccontare il territorio, si portano i reperti del museo, si fanno uscire i reperti dal magazzino, ormai è una buona pratica che fanno tutti, si fa anche noi, la Iace Suicida, che è pop, che è uno dei masterpiece che viene da Populonia, è stato rinvenuto nel 1907, dal 66 dopo l'alluvione di Firenze è nei magazzini, siccome viene da lì noi l'abbiamo tirato fuori e l'abbiamo restituito per un po' di tempo alla comunità, poi il direttore mi faceva arrestare se non glielo restituivo, ma ha promesso che finirà nelle vetrine del museo, controlliamo. E poi il museo è accessibile online, quindi virtualmente c'è un grande portale che si chiama Sketchfab, che è lo YouTube dei modelli 3D, e lì ci sono le nostre mostre, una selezione di reperti e i contesti. Cerchiamo di ricontestualizzare gli oggetti che vengono dai corredi di cui sappiamo la provenienza con le tombe che sono visitabili nel parco archeologico di Baratti. Attività didattiche per i bambini, iniziamo da loro per creare dei cittadini consapevoli in tutte le salse, sia legati agli Etruschi ma anche legati all'educazione civica, che è trasversale e che vale sempre, proprio legata a cercare di contenere la dispersione del patrimonio. E poi arrivo al coinvolgimento della comunità. Ospitiamo le associazioni del territorio che parlano di archeologia e poi coinvolgiamo la comunità in tutto. Li facciamo toccare, come si diceva prima, con mano il passato, anche con delle cose che magari a una mente lucida non verrebbero mai in mente, ma noi, ai nostri volontari, li si fa pulire le vetrine del museo e loro aprono, levano e provano delle emozioni straordinarie perché li si mettono in mano i reperti antichi e loro, che non ci sono abituati, sentono i secoli della storia che da quei reperti e dalle persone che li hanno modellati, che li hanno utilizzati, arriva fortissimo la consapevolezza. Quindi questo per dire che c'è stato un percorso che ci ha portato a interagire poi con le persone con fragilità. Abbiamo iniziato in era Covid, quando insomma era veramente pesante, soprattutto per quelle persone che stavano nelle RSA, abbiamo sentito tanto, no? Dei focolai all'interno delle RSA. E quindi abbiamo iniziato con questo progetto, Passato Quotidiano, in connessione io e la mia collega Martina dal museo, vetrine aperte e una narrazione per queste persone, vedete che sorridono sotto la mascherina, che erano nelle RSA. È passato quotidiano perché io non l'avevo mai fatto. Sono stata contattata da Livorno, dal Museo di Storia Naturale, che mi ha detto non c'è nessuno che si occupa di queste cose per la Val di Cornia e ci sono tante RSA che invece vorrebbero fare laboratori vari.
E allora ho provato, qui ho provato senza alcuna preparazione, un colloquio dove mi hanno detto di parlare lentamente e mi sono buttata e mi sono divertita tantissimo, perché poi si innesca un rapporto vero anche a distanza, che in qualche modo è catartico anche per noi, che si sta sempre a, come dire, si cerca sempre di mantenere un profilo alto, no? E invece finalmente ci si può rilassare e poi anche piangere alla fine del laboratorio, che ti fa capire perché te devi raccontare queste cose, ecco. Allora mi sono formata, ci siamo, a questo punto ho capito cosa volesse dire, ci siamo iscritti al sistema dei musei toscani per l'Alzheimer, abbiamo inserito il museo attraverso la Fondazione Aglaia in un percorso per cui possiamo ricevere, loro possono ricevere i voucher dalla Regione Toscana, perché partecipare alle attività dei musei genera benessere, e abbiamo fatto formazione con i geriatri, con gli operatori geriatrici del sistema, sono venuti al museo, sono venute delle persone con demenza e Alzheimer che ci hanno loro insegnato come guidarle, e è nato il progetto che oggi vi presento, I sensi del passato, perché ruota proprio intorno a tutti i 5 sensi che noi vogliamo stimolare per creare un'esperienza sinestetica in modo che si possa stimolare da più parti. Il gruppo di lavoro è formato da me, che abbraccio Lourda Cineraria, e da Martina Fusi, la mia collega archeologa, e Grazia e Emma, che sono le operatrici geriatriche. I destinatari di questo progetto sono le persone con demenza o Alzheimer e chi se ne prende cura, e non vi dico come si diverte l'autista, la signora che guida il pulmino per portarli, è sempre in prima linea, che afferiscono alle RSA, ai diurni, oppure alle famiglie del territorio della Val di Cornia e dell'Isola d'Elba. Vi racconto il primo incontro del primo ciclo. Il primo ciclo, appunto, è un ciclo, sono 3 incontri. Il primo era quello sull'olfatto. Quindi abbiamo aspettato gli ospiti al museo. Qualcuno già lo conoscevamo, qualcuno era nuovo. Questa qui, vestita di giallo, è l'autista, la più felice di tutti, ve lo giuro. E è bene, perché ce li deve portare lei. Quindi è strategico che lei abbia voglia di venire, perché non è un peso, è un divertimento, e quindi questo ci agevola un sacco, perché ovviamente i trasporti sono sempre una criticità. Lei è germana, che aveva fatto anche il percorso online, ditemi se vado lunga perché non c'ho orologio, aveva fatto anche il percorso online, io gli raccontavo, non abbiamo dei masterpieces fantastici al museo, in realtà da giugno scorso sì, perché c'è il tesoro di monete etrusche di Populonia, ma non è proprio quello che... Noi si parte proprio dagli oggetti della vita quotidiana che hanno usato le persone comuni, gli invisibili. Si racconta per quello il passato quotidiano, perché quello che io voglio trasmettere a queste persone è che c'è qualcuno che si prende cura di loro e della memoria loro quando noi non ci saremo più. E lo facciamo attraverso gli oggetti della vita quotidiana, quindi parto sempre da una grattugia, niente di più semplice, è esattamente uguale alle nostre, non si è inventato niente, si riconosce tutto, io apro le vetrine e loro toccano tutto. Germana aveva partecipato anche alla parte online in cui io le raccontavo, naturalmente si parte dalle cose più, come dire, quotidiane, come bevevano il vino gli etruschi con la grattugia, ma cosa ci facevano, eccetera, e quindi lei si ricordava tutto quello che io avevo detto, e quando è venuta ha detto: io sono venuta, ora voglio vedere la grattugia, eccetera, e quindi siamo ripartiti da dove eravamo rimasti. Io in mano ho una coppa, no?
una coppa nella quale veniva bevuto, dalla quale veniva bevuto il vino, e lei c'ha la grattugia, e abbiamo ripreso il discorso per chi era venuto per la prima volta. Enzo lo stesso, ormai è di casa e facciamo dei grandi show. E poi Piero, cioè lo chiamano tutti Piero, ma lui si chiama Belardo, che mi stava raccontando che erano 3 anni che non vedeva la moglie perché c'era stata la pandemia e finalmente l'avevano, loro stanno in 2 RSA separati, la moglie è cieca e per fortuna pochi giorni prima l'avevano portato a trovare la moglie, si chiamano Ciccio e Ciccia, e lui per tutto il tempo che è stata lì lei lo ha tenuto per mano. Ora vi pare che un'archeologa, no, quindi è molto complesso, è molto... ti senti depositaria e ti senti che sei lì perché devi dare qualcosa. E quindi è tutto molto, molto bello. Il laboratorio si è articolato in vari step. Il primo è il racconto dell'antico. Martina ha incominciato a raccontare delle essenze. In mano c'ha un balsamario, lei ha studiato i vetri e i balsamari e quindi la sua competenza la utilizza per trasmetterla alle persone e racconta come facevano gli oli, gli etruschi. E poi si fa toccare anche l'unguentario, ovviamente, perché era quello che conteneva gli oli che arrivavano da Corinto, come erano dipinti, come erano decorati, eccetera. Il tatto ce lo metto sempre, gli faccio sentire le linee del tornio per avvicinarli. E Piero, abbiamo scoperto che lavorava la ceramica e quindi ci ha raccontato tutto il processo di realizzazione dei vasi. E qui vi faccio vedere con lo stimolo, no? Piero guarda Milva perché il giro era in quel modo lì, a lui non l'era ancora arrivato, il vasetto, lei lo guarda, lui lo guarda, poi se lo guarda e poi commenta. E quindi come vengono stimolati. L'abbiamo stimolati poi ovviamente per fare gli oli con gli offatti, avevo comprato una serie di essenze che erano utilizzate dagli antichi e ognuno di loro, qualcuno proprio non gli piaceva, qualcuno invece lo stimolava, a Domizio gli piaceva quella di rosmarino perché gli ricordava la roba da mangiare e ognuno ha scelto la propria essenza per fare l'olio. Tutti l'abbiamo fatto sentire e poi Martina dietro preparava l'unguento con l'olio d'oliva e le essenze esattamente come facevano gli etruschi e poi le abbiamo dato la bottiglina e se la sono portata via. Ci siamo affettuosamente salutati tutti contenti e sorridenti, però ci sono delle persone che non possono venire al museo perché sono sulla carrozzina e allora progetto futuro è il museo nella valigia. Io sono una teppista, prendo le cose del museo, me le metto in valigia, i reperti degli scavi, quello che si usa per il materiale didattico e glielo portiamo, perché non sempre la connessione è buona, non sempre riescono a seguirci, quindi continueremo online, però noi andremo anche a portarglielo nelle RSA. Ho finito. Bene, grazie anche per questo secondo racconto che mette il museo in connessione con la vita e con le fragilità, è una dimensione profondamente umana. E mi verrebbe da dire che entrambe queste prassi che ci sono state raccontate entrano nel vivo della vita delle persone, non sono due musei solo per gli addetti ai lavori, ma anzi, cercano comunità e creano comunità. Dunque, davvero grazie per i racconti che avete fatto. E ora arriviamo al secondo momento di questa... Prego. Certo.
Allora, noi lo sappiamo dalle fonti scritte, se ne parla anche Omero nell'Iliade, poi si vede dai corredi collegati con il simposio. La grattugia veniva utilizzata per grattare il formaggio, generalmente di capra, nel vino. Il vino gli etruschi non lo bevevano, e i greci mai puro, ma decideva il cerimoniere, però in genere era un terzo di vino e due terzi di acqua, e poi aggiungevano essenze e anche il formaggio grattugiato, poi lo colavano e lo bevevano. Grazie a lei. Una squisitezza, come dite voi, una squisitezza. Insomma. Bene, arriviamo al secondo momento della nostra mattina, e un focus, c'è con noi Don Giuliano Zanchi, e il tema che gli è stato affidato è la sfida del post-pandemia. La parola sfida verrà articolata probabilmente in un modo anche interessante, cioè verranno poste anche delle domande. Una relazione molto aperta da quello che ci siamo detti o scambiati come impressioni. Don Giuliano Zanchi è direttore della rivista del Clero Italiano, direttore scientifico della Fondazione Bernareggi di Bergamo, e insieme a me è all'interno del direttivo della MEI, vicepresidente dell'associazione. È autore di numerosissime pubblicazioni legate a vari temi, dalla teologia all'arte, con una particolare attenzione anche all'arte contemporanea. Dunque, gli lascio subito la parola e grazie. Grazie. Beh, io purtroppo non posso portare la Toscana marittima, come si evince, diciamo così, dalla mia cadenza gallo-cisalpina. E soprattutto spero di portare una qualche utilità a questi discorsi che sento molto puntuali, anche molto concreti, e ai quali io, appunto, per il tema che mi è stato affidato, posso invece portare solo questioni abbastanza generali, che però spero non siano il meno generiche possibile, e che riguardano appunto questa eredità ancora molto prossima, no, di un periodo difficile che ci ha lasciato esperienze, forse insegnamenti. La relazione le interpreta come sfide, e quindi in questa mezz'oretta provo a fare semplicemente mente locale su quello che nel nostro campo ci ha dato da pensare quella congiuntura pandemica che ha messo tutti decisamente alla prova, e che ha generato anche grande fantasia, molta creatività, come abbiamo anche appena sentito, e di cui mi sembra abbiamo già forse metabolizzato, per non dire insabbiato, la drammaticità. Cioè, mi sembra che sia anche una cosa che sia un po' passata, no? Dire le sfide del post-Covid. La sfida del post-Covid, dice il titolo che mi è stato assegnato, e certo la prima sensazione che mi viene in mente è che un tale sentimento di sfida lo percepiamo oramai piuttosto dissolto, piuttosto lontano, quindi ci tocca fare un po' di astrazione retroattiva per rianimare questioni che soltanto un anno fa sembravano scottanti, e che adesso invece rischiano di trovarsi riassorbite nella routine delle cose che semplicemente ricominciano un po' come prima. E allora, facendo un po' di astrazione retroattiva, elenco alguni temi, per la verità quattro, semplicemente quattro, evocandoli proprio soltanto come titoli, e quindi scusandomi di non poterli approfondire più di tanto. Alcuni temi che quei mesi difficili hanno contribuito a far emergere e che ci sono apparsi per un po' come piccole profezie da non lasciarsi scappare, o almeno ai miei occhi sono apparse così. Poi mi direte se ho individuato, diciamo così, i nuclei e i punti veramente salienti. Il primo tema mi sembra
che è che, per così dire, in quei due anni si è scoperchiata la pentola di quella curiosa economia mista in cui agiscono tutte le nostre istituzioni culturali. Economia mista che è fatta di tante cose anche abbastanza eterogenee e tuttavia intrecciate fra di loro. È fatta di imprenditoria, di lavoro dipendente, di collaborazioni occasionali, di partite IVA, di cooperative, di volontariato, di semivolontariato. E voi direte un po' come tutti. Immagino forse però che nel nostro settore è un po' più come tutti gli altri settori. Cioè il nostro è un settore dove questa eterogeneità, come dire, di situazione economica è particolarmente accentuata. La sostenibilità di questo ambito in cui lavorano le nostre istituzioni è sospesa per molti aspetti anche a una semi-occupazione, alla occasionalità, alla gratuità, che appunto in quei due anni oppure in quei mesi particolarmente drammatici della pandemia si sono visti nelle loro conseguenze, no? Tantissimi lavoratori o semilavoratori di questo settore sono semplicemente stati senza lavoro e quindi senza anche risorse economiche. Esiste anche un aspetto ammirevole, come dire, di questa dominante anche un po' gratuita del lavoro che si fa nei nostri settori culturali e che abbiamo visto in atto in quei momenti, cioè il fatto che ad animare la qualità del lavoro culturale è spesso una componente di gratuita passione per la cosa, no? E che quindi che spinge tutti, al di là del contratto che hanno, ad agire in termini supererogatori, come si dice, si fa sempre di più di quello per cui si è pagati. E qualche volta si fanno delle cose anche senza essere pagati. L'ambito della cultura è spesso animato, come dire, da questa... Ecco. Però al di là di questo aspetto edificante resta, credo, una certa fragilità giuslavoratistica di questo sistema, che al di sotto delle grandi istituzioni deve sempre vivere un po' di espedienti, e questo fa magari un po' la differenza e la selezione tra le grandi istituzioni culturali e quelle a cui in maggioranza apparteniamo noi, cioè quelle delle piccole istituzioni culturali, delle micro istituzioni culturali, quelle del territorio, e quindi rischia di generare la situazione identica a quella, come dire, del fatto che chiudono i negozi di quartiere perché invece si moltiplicano e vivono i grandi centri commerciali. Ecco. Mi sembra che io non sono un esperto di economia e non ho le soluzioni, però mi è stato chiesto di mettere a fuoco qualche sfida e questa certamente lo è. Questa certamente lo è. Se qui c'è qualche fan come me di Boris, la serie televisiva, si ricorderà quell'episodio in cui il delegato di rete che incontra lo stagista poi alla fine commenta: questi giovani che vogliono contratti, ma che contratti, passione, ci vuole passione. Allora questa cosa, diciamo, nel tempo della pandemia l'abbiamo vista in azione, ma non è che è scomparsa perché nel frattempo abbiamo ricominciato a lavorare. E questa mi sembra, come dire, una sfida molto concreta che appunto decide della sopravvivenza e della selezione anche della ricchezza delle istituzioni culturali. Il secondo tema, che quindi è anche una seconda sfida, che è quella forse più, diciamo così, più chiacchierata, perché tocca una dimensione mainstream della nostra, proprio della nostra vita sociale, e riguarda il ruolo della rete come opportunità e anche come tentazione, no? Il ruolo della rete e degli strumenti digitali. Sulle opportunità che tutto questo sta introducendo anche nel nostro lavoro culturale è persino superfluo diffondersi, no? Perché sono veramente
gigantesche, sono enormi, innumerevoli, persino inarrestabili, non sappiamo neanche quali opportunità ci offriranno le tecnologie digitali anche per il lavoro nostro, delle istituzioni culturali, dei musei, della mediazione culturale. Quanto alle tentazioni, sono profonde e sono anche abbastanza insidiose. Esse riguardano il fatto che noi lavoriamo su una dimensione che è una dimensione del sensibile, come sentivamo bene anche in questi due interventi che mi hanno preceduto, no? La sorpresa, la meraviglia dei ragazzi, e come dire, questo incontro molto personale con i malati di Alzheimer che mi ha commosso abbastanza, perché il mio papà, che ho perso pochi mesi fa, ha avuto per 12 anni questa malattia, e quindi so anche che può essere divertente, è vero, in qualche circostanza. Ecco, noi lavoriamo nella dimensione del sensibile, lo sguardo, il corpo, il leggere, la materia, lo spazio, il tatto, la risonanza, la voce, il sensibile, che non è una componente di margine delle esperienze di cui noi siamo custodi e di cui noi siamo animatori, è proprio la sostanza, no? È proprio la sostanza. E in questi mesi, vedete, invece, come dire, la rete certo è stata uno strumento anche in altri campi. A chi di voi capita eventualmente di essere credente e magari persino praticante, succederà anche di ricordare che in questo ambito, diciamo, noi abbiamo vissuto il problema della messa nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e che è stato fonte, diciamo, di pensieri, capito, anche molto decisivi, no? Di natura filosofica, fenomenologica, simbolica. Ma cos'è il segno, cos'è un rito riprodotto? È ancora un rito? O è la riproduzione del rito? Ecco, questo, come dire, ha avvolto anche le nostre pratiche culturali, tutte, si diceva appunto prima, no? Quelli che non possono venire al museo, che vengono raggiunti attraverso gli strumenti della rete, ecco. E siccome non voglio fare la verginella nel bosco, no, so che naturalmente questa è una di quelle dimensioni dalle quali non è che ci si può sottrarre, no? È come un po' il capitalismo, il disincanto del mondo, il mercato, non è che puoi decidere di sottrarti, puoi semplicemente decidere come stare, però appunto puoi decidere come starci discernendo qual è la posta in gioco. Il discernimento di questo patto con la tecnologia, per noi che nell'arte, nella cultura, nella lettura, nella ricerca, custodiamo il sensibile dell'umano e non semplicemente l'immateriale della conoscenza, ecco, questa mi sembra una sfida antropologica non di poco conto, di cui poi appunto le prassi si incaricano di sciogliere anche i termini, come abbiamo sentito. C'è un modo di fare che certo non sta fuori dal mondo, no? Non diventa luddita, e quindi sta dentro i mezzi, come dire, che certo il nostro tempo ci offre e ci impone, però sta dentro anche con la esatta consapevolezza delle differenze che sono in gioco, specialmente per ciò che nell'umano è specificamente umano. La terza sfida, per stare nella mia mezz'oretta, la terza sfida credo riguardi il rapporto col pubblico, che nei mesi più difficili dell'isolamento ha trovato nella cultura, beh, possiamo dirlo, un bene rifugio, un po' come l'oro in tempo di guerra, no? La cultura è stata effettivamente una specie di bene rifugio e anche qualcosa di terapeutico, anche qualcosa di più di un bene rifugio, cercato veramente un po' come il pane quotidiano, no? Un salvagente. E qui la creatività è stata impressionante, perché il bisogno, le aspettative, l'attesa erano diffuse e uscivano, per così dire, dalle dimensioni dell'elitarietà con cui noi dobbiamo combattere costantemente, no? Sono stati mesi in cui
prevalentemente appunto attraverso la rete, che poi pone anche delle questioni, però abbiamo percepito, come dire, che di una chiara essenzialità della cultura, e che in quei mesi era diventata qualche cosa appunto di non elitario, semmai qualche volta la cultura lo possa diventare. Ecco. Noi ereditiamo quella esperienza come una questione sempre aperta nelle nostre istituzioni, o almeno ai miei occhi, magari ai vostri no, però io la dico così, la questione dell'elitarietà, che la cultura non può essere elitaria, no? Non può ridursi semplicemente al rosa Tiepolo e all'endecasillabo di Dante, anche, certo, e bisogna stendere tappeti rossi sotto i piedi di coloro che dedicano la vita e anche il tempo libero al rosa Tiepolo e all'endecasillabo di Dante, cioè, certo, la cultura nel suo specialismo accademico, che come dire, è un servizio reso a tutti, però certo la cultura in senso ampio, come dire, deve premurarsi di non rinchiudersi dentro questa elitarietà, e quindi anche nelle nostre pratiche occorre sempre tenere aperte delle domande. Come può la cultura mantenere qualità senza divenire esoterica ed elitaria? E come può la cultura avere destinazione popolare senza, diciamo così, infoltire gli strumenti della distrazione di massa e senza diventare un nuovo oppio dei popoli? Anche qui non voglio fare la verginella nel bosco e l'anima bella, e so, diciamo, che oggi la cultura è anche spettacolo, congiuntamente, no? Voi leggete i giornali, andate alla pagina, di solito c'è cultura e spettacoli oramai insieme, non c'è più la terza pagina di una volta, no? C'è cultura e spettacoli e subito dopo sport. Un giorno verranno messi insieme tutti e tre, ma perché lo sono già. Quindi capisco benissimo, come dire, che sono anche confini molto fluidi, che bisogna anche imparare, come dire, ad abitare senza complessi. Però, ecco, però capire anche le distinzioni e fare in modo che, certo, la destinazione popolare della cultura, che significa poi appunto anche questo, no? Che deve nutrire la vita difficile dei malati di Alzheimer, o arrivare ai ragazzini, ai bambini, ai ragazzi in formazione, e che tutto questo non diventi però semplicemente oppio dei popoli. E quindi, non so, appunto, questa immersione totale e acritica dentro un'estetizzazione della realtà che si è mangiata anche le mostre, come vedete, no? Che oramai si fanno anche senza gli originali, senza i dipinti, si fanno quelle mostre fantasmatiche con il digitale, eccetera. Mi sono segnato qui, ma lo dico proprio solo come un titolo perché il tempo scappa, con una particolare attenzione alle giovani generazioni, che sembrano pendere verso il piano inclinato dell'isolamento sociale, come appunto abbiamo visto in quei mesi difficili, anche qui se vogliamo parlare di una sfida Covid che permane, anche se non se ne parla più, è anche questa qui. Che posto hanno le giovani generazioni della nostra vita sociale? Tutti cercano i giovani. Se ascoltate ogni tanto Radio 3 Scienza la mattina, al sabato mattina, anche loro, mi stupisce sempre perché parlano un linguaggio che sembra quello dei catechisti e delle parrocchie, no? Bisogna coinvolgere i giovani nella scienza, bisogna avvicinare i giovani al pensiero scientifico. Cambia il tema, ma il tono è quello lì, no? Tutti cercano i giovani, tutti cercano di attrarre i giovani. Ho l'impressione che questo sia un tema particolarmente difficile, perché ho l'impressione che le giovani generazioni siano dentro un paradigma culturale che deve essere decifrato bene, perché sennò, come dire, andiamo semplicemente a scovarli con un atteggiamento che è un po' anche molesto, e questo mi pare da evitare. L'ultima sfida è, come dire, che è un po' più specifica al mondo per il quale
al quale appartengo io, per il quale lavoro io, il nostro, insomma, ma che è quello appunto dei più legata a quelli che tra di noi coltivano la dimensione culturale dentro istituzioni che rispondono ad un'intenzione credente ed ecclesiale, no? Però penso che sia un rilievo che può valere per tutti, diciamo, perché ogni istituzione alla fine ha anche il suo clericalismo, che si esprime in tanti modi. E per quel che riguarda il nostro ambito, la questione è stata quella che nel gergo dei discorsi di Chiesa si dice la linea pastorale, che tradotta in termini, diciamo, di cultura civile sarebbe la mediazione culturale, no? Cosa vuol dire appunto fare della cultura qualche cosa che non sia elitario, esoterico e quindi anche un po' sfuggente, ma sia invece qualche cosa di popolare nel senso alto della parola e che aiuti la vita, vuol dire così. Per noi il passaggio pandemico ha significato l'accelerazione del processo di desuetudine di molte prassi pastorali. No, ho voluto dire che si è accelerato quel processo per il quale molte cose spariscono e che molti aspetti di quella vita cattolica a cui eravamo abituati sta implodendo, sta finendo, no? E bisogna rendersene anche conto. E quindi questo ha richiesto anche un discernimento sulla missione e sullo stile della presenza cristiana dentro la società, su cui non vi annoio, quindi vi rassicuro che non parlo di questo, però all'interno di questo ripensamento, cioè lo stile della presenza cristiana dentro la società, in questo discernimento sono naturalmente implicate anche le questioni che riguardano lo stile delle istituzioni culturali che si muovono all'interno di questa intenzione pastorale. E allora il punto discriminante, lo direi così, appunto per noi, per le nostre istituzioni che hanno queste caratteristiche, ma ho l'impressione che possa valere un po' anche in generale, no? Che l'istituzione culturale ecclesiastica deve essere più simile a un sagrato che a una sagrestia. Un luogo di passaggio e non un luogo di conservazione. Uno spazio di ascolto e non una campana di vetro. No? Che questa sia effettivamente il luogo di nuove tentazioni e di rinnovate sfide. Cioè che il luogo culturale contrassegnato da questa intenzione credente ed ecclesiale, come il resto della Chiesa, è tentato invece di diventare una specie di sagrestia dove, o addirittura di arca di Noè, dove stipiamo i nostri tesori per salvarli da quello che crediamo un diluvio, e quando invece credo che il movimento dovrebbe essere l'opposto, no? Che un museo in generale, ma un museo ecclesiastico in particolare, dovrebbe assomigliare di più a un sagrato nel senso della piazza, nel senso del luogo dove passano tutti e dove fai una chiacchiera anche con qualcuno che semplicemente si interessa a te perché appunto vede la bellezza della facciata della tua chiesa e magari non è interessato a entrare, ma ecco. Mi butto sulle metafore perché certo il tempo non mi consente altro, ma credo che siano abbastanza trasparenti. Fare cultura non significa dire cose vecchie in modo più accattivante, o almeno penso così. Questo appunto è l'estetizzazione della realtà, no? Diciamo le stesse cose di prima, di un tempo che non c'è più, ma le diciamo meglio, ma sono sempre quelle. Questa è la tentazione ecclesiale più forte, no? Di interpretare il ruolo della cultura così, come una sorta di propaganda. Questa è propaganda, non è cultura, no? Mi tengo le mie idee vecchie di secoli senza elaborarle e gli metto il fiocco, diciamo, della
comunicazione culturale, l'appeal della cosa intelligente. Questa è propaganda. No, cultura invece è comprendere in modo nuovo qualcosa che viene condiviso con tutti. Ecco, questo dovremmo fare noi, perché questo è il vero senso della tradizione, capito? È il vero senso della tradizione, non è conservare qualcosa e eventualmente verniciarlo meglio, ma è comprendere più in profondità, quindi in modo nuovo, qualcosa che per essere compreso di più deve essere condiviso con tutti e che quindi può essere consegnato, perché tradizio significa proprio così, no? Consegnato nel tempo. Chiudo per sembrare intelligente con una citazione di Michel de Certeau, che forse conoscerete, ed è un gesuita francese, ma alla sua epoca è stato uno dei più grandi intellettuali francesi della sua epoca, al cui funerale sono andati da Derrida, insomma, a tutti gli intellettuali parigini di quell'epoca, e diceva così: un'audacia nuova resta il momento decisivo di una vera fedeltà. Ecco, questo penso che valga per le nostre cose di chiesa, ma valga un po' per tutti. Ecco, non so se queste, se anche per voi questi sembrano temi cruciali, a me sembrano delle sfide, come dire, essenziali, queste quattro almeno, no? Nella loro generalità, dentro le quali poi mettiamo anche tutti gli aspetti più concreti, alcuni dei quali sono stati detti prima di me. Grazie. Grazie a Don Giuliano Zanchi per la sua solita puntualità nel toccare dei temi veramente molto ampi, che penso diano a tutti la possibilità di fare delle riflessioni. E tra l'altro, a fine della mattinata ci sarà anche la possibilità di riprendere con delle domande questa prima parte della nostra sessione. Dunque vi invito anche a pensare anche a alcuni momenti di dialogo con chi è stato al tavolo ora. E adesso c'è una breve pausa per un caffè, e poi do già un po' le indicazioni per la seconda parte della mattina. Ci sono due lavori di gruppo, musei e digitale, didattica e buone pratiche, con Raffaella Martino e Luigi Arrigo, e ci si trova in questa stanza qui, quindi rimaniamo, chi è di questo gruppo rimane qui, ci sarò anch'io, c'è stato un piccolo cambio di programma, mentre il secondo gruppo di lavoro, Comunicare la cultura digitale, con Pio Manze e Maria Pia Cacace, si ritrova nella sala d'un scotto in fondo al corridoio a sinistra. E ci diamo un quarto d'ora di pausa e ci ritroviamo poi per i lavori di gruppo. Ci rivediamo qui tutti insieme alle 12:03. Grazie.